Eder. Mech. Pallister. Mi dispiace, perché ci sei pazzi. Tu ci dovresti dire, rispetto a questo dov'è? La porta tagliafuoco. Esterna porta. Esterna garage. Quindi i piedi della signora Paganelli sono verso la porta esterna? Sì. Ispettore, mi dispiace dare un'occhiata se questo sia uno stato dei luoghi. È corretto lo stato dei luoghi. Questa è la porta che è interna e questa è quella che chiuderà. Ok. E qua c'è la perina. Sì. C'è un po' di luce qui, una finestra da qualche parte? Una finestrella? Sì, c'è una finestra piccola qui. Il volto è rivolto verso di voi? È il volto della donna, è la terra. Si vede il volto? Si vede il naso, gli occhi? La faccia? Sì, si vede. Si vede, quindi non è con gli occhi verso il pavimento, gli occhi verso il cielo. Si vuole verso il cielo. Ok, quindi tu e la faccia. Dove siete? Qui. Fai una X e studi io e Quindi la si è avvicinata troppo alla salma? No. No. La però l'ha vista? Sì. E non l'ha riconosciuta? No. Ok. Ma è entrata nella stanza la pari? Sì. Se è entrata era un po' più avanti. Sì, perché come io sono entrato per farli vedere, sì, illuminando il corpo, ha detto, insisteva che, diceva, non è possibile, non è lei, ma non è lei, diceva. Ed eravate solo voi due? Eravamo noi due, sì. Io l'ho toccato nel collo. Nel collo, aspetta, il collo, quindi dal collo, allora, era in questa direzione qui, la parte destra o la parte sinistra? Se ti ricordi, oppure tutte e due parti. Cioè, come l'hai toccata? Facci vedere un attimo, il modo in cui l'hai toccata. Contro un muro, se mi ricordo è contro un muro. Contro questo? Contro un muro, il collo contro un muro. Quindi la parte... Non dove c'era la porta, dalla parte della porta. Dalla parte del muro qua? Dall'altra parte. Quindi dalla parte destra della... E il braccio... il braccio sinistra, quindi quello più vicino alla porta, quindi il collo, il braccio, cosa hai toccato del braccio? Il braccio ho toccato il polso. Il polso sinistro? Cerca il polso. E l'aria lì con te? Sì. Quindi hai fatto tutte queste situazioni? Io, era lì. Luis quindi forse non passa sotto la telecamera della farmacia 2217 e Luis a quanto pare nemmeno lascia le sue impronte sulla scena del crimine. Non credo neanche che siano stati cercati in quelle sedi. Non risulta un'attività di ricerca dattiloscopica o tamponatura in quelle sedi. La domanda sorge spontanea, come mai non le hanno cercate? Non solo non è lecito porsele, soprattutto alla luce dell'ipotesi investigativa immediata, perché oggi lo possiamo dire senza tema di smentita, immediata, che puntava su Da Silva. Allora, siccome Da Silva ti sta dicendo a sit, perché gliel'aveva già detto queste cose, che ha toccato la salma in determinati punti, la salma è ancora nella disponibilità del medico legale, quindi della scientifica, si potevano fare dei tentativi, magari non sarebbero riusciti perché la salma era abbastanza compromessa sotto alcuni aspetti, però in quel momento magari una ricerca a tracce poteva... sia biologiche che dattiloscopiche si poteva fare, ripeto, non è detto che avrebbe sortito risultati, però si poteva fare. A noi l'unica cosa che rimane un po', diciamo così, abbastanza oscura è questo fatto, cioè non ci sono tracce, diciamo orme in particolare, che interferiscono coi liquidi persi dal barattolo nel momento, diciamo, dell'accesso, riconducibile all'assassino. E questo parrebbe maggiormente compatibile per un'uscita verso l'ascensore, cioè verso la rampa, sì, di scale, che non verso i garage. Questo è quello che noi ci poniamo un po' come... Considerando che tutto è avvenuto in una condizione sostanzialmente di buio, è difficile non intervenire, quantomeno interferire con i liquidi che si sono sviluppati dalla rottura del barattolo. E quindi a noi sembrerebbe più naturale ipotizzare che l'assassino si sia, diciamo, incamminato verso la parte interna dell'edificio, non verso i garage. Pierina non abbia istintivamente lanciato il barattolo che aveva con sé contro l'assassino. Me, francamente, colpisce, perché lei aveva in mano un barattolo, comunque poteva utilizzarlo istintivamente come mezzo di offesa, no? Mi arriva qualcuno addosso, ho il tempo di buttargli addosso comunque qualcosa, invece questo non accade. Qui qualcuno ha approfittato di un momento chiaramente particolare
e l'ha colta di sorpresa, al punto che forse l'azione più naturale che avremmo potuto attenderci, cioè lo scaraventargli addosso il barattolo, non ha avuto neanche il tempo di pensare di farlo. Quello che sappiamo per certo è che Valeria fino alle 11:58 interagisce col suo cellulare in maniera comunque sufficientemente lucida. Poi che lui abbia mandato dei messaggi a Manuela lo sappiamo, però voglio dire, non è la prima né l'ultima volta in cui Valeria quel tipo di messaggistica non la nota anche nelle serate precedenti, dove non è successo assolutamente nulla. Non è che lei sta addosso al marito a guardare tutto quello che fa. Forse. L'elemento è questo, la vedo difficile arrivare a una condanna in corte d'assise. Però più questo, la relazione. Allora, se c'è una relazione. Allora, il riesame dice anche che astrattamente la posizione della signora Bianchi potrebbe essere anche rivalutata in un'ottica assai diversa da quella della persona offesa. Quindi ce lo dicono i giudici del riesame. Ehi, amici telespettatori. Benvenuti a questo incredibile giallo che ci tiene tutti con il fiato sospeso. Chi sarà il vero colpevole dell'omicidio di Pierina Paganelli, la povera signora di 78 anni uccisa a Rimini? Un caso davvero complicato, signori e signore, ed è proprio come un quiz che ci lascia con il fiato sospeso. Iniziamo con Luis da Silva, il principale sospettato che si trova attualmente in carcere. Ma attenzione, amici, perché la prova regina che lo inchioderebbe sembra vacillare. Proprio così. Nel video che lo incriminerebbe potrebbe esserci qualcun altro, e non il nostro da Silva. E qui arriva il colpo di scena, cari amici. Il legale di da Silva, insieme alla criminologa Roberta Abruzzone, ha sollevato il dubbio che nel filmato delle 22:17 del 3 ottobre 2023 ci sia un altro vicino di casa, Emanuele Neri. E indovinate un po'? Questo stesso vicino ha dichiarato di essersi riconosciuto nel video. Sono sicuro al 1000% che quello sono io, ha detto con sicurezza. Ma aspettate un attimo, perché gli esperti ci dicono che ci sono somiglianze tra da Silva e Neri, ma non possono dire con certezza chi sia l'uomo nel video. Insomma, un vero rompicapo che ci tiene tutti con il fiato sospeso. Rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi, amici. Chi sarà il vero colpevole? Restate sintonizzati per scoprirlo. A presto. Sostanzialmente la posizione dei nostri tre sospettati principali è simile. Contro entrambi ci sono congetture, ipotesi e ipotetici moventi, ma contro entrambi le prove praticamente sono quasi zero. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.